Per gli studenti di tutta Italia, rientro a scuola sarà ben oltre la data del 3 aprile. La conferma arriva dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che ha dichiarato che al momento non è possibile fornire una data per l'apertura delle scuole. Tutto dipende dall'evoluzione dei prossimi giorni dello scenario epidemiologico. Due gli scenari più probabili: un rientro in classe per scuole e università ai primi di maggio, presumibilmente il 3, o il non rientro in aula per il resto dell'anno scolastico. Per il momento la didattica a distanza, per la quale il decreto Cura Italia ha messo sul piatto 85 milioni di euro, è vissuta a situazioni eterogenee, con realtà ben avviate e altre che faticano a ingranare. Il Ministero dell'Istruzione sta anche valutando i criteri con cui si svolgerà quest'anno l'esame di maturità. Mazzolina ribadisce che la prova sarà seria, dunque nessun sei politico. Escluso al momento anche che l'anno scolastico venga prolungato. Se la didattica a distanza funziona, non abbiamo motivo di allungarlo, sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane. Al di là di questi nodi ancora irrisolti, rassicura Azzolina, l'anno scolastico sarà salvo per tutti. Ma oltre all'istruzione, ormai è chiaro che la scadenza delle restrizioni al 3 aprile sia un miraggio per tutti. Il premier Giuseppe Conte ha già confermato la proroga del blocco totale delle attività oltre questa data e il Consiglio dei Ministri è al lavoro per aumentare la stretta sulle misure che limitano le uscite di casa. E al fine di potenziare i controlli dei furbetti delle uscite nelle città, molti governatori e sindaci hanno chiesto e ottenuto l'invio dei militari nelle aree italiane in cui ci sono ancora troppi cittadini per le strade che violano le regole base anticontagio. Militari sono già in Campania, in Sicilia e al confine con la Slovenia, ma molti altri amministratori pubblici si stanno mobilitando per richiedere la loro presenza sul territorio, dal presidente della Lombardia Attilio Fontana al sindaco di Verona Federico Sboarina.